straordinaria attivazione del lavoro. Ho visitato la pizzeria, ho visitato la falegnameria, ho visitato una serie di strutture dove le persone lavorano e non vi è niente quanto un lavoro possa riparare dall'ozio e anche dalla disperazione. Sono detenuti tra l'altro che vengono retribuiti. Io spero che questa parte di Poggio Reale, che è in via di sviluppo, aumenti sempre di più e venga diffusa anche agli altri istituti postali, perché non tutti sono in grado, per tutte le logistiche, di attuare questa straordinaria opera che invece è stata attuata qui. Ministro, lei ha voluto commentare... Che mi ha, ripeto, probabilmente sorpreso, perché molto spesso ci sono dei pregiudizi che vengono alimentati anche da vari settori e noi non vogliamo nascondere la necessità del sistema penitenziario e della mancanza di risorse. E la mia visita, che stamattina era il 15 e oggi qui, proprio vuole essere sintomatica di un'attenzione primaria che il Ministero e il Governo dedica al problema carcerario. Allo stesso tempo dobbiamo prendere anche atto di una formidabile evoluzione anche sia nella gestione del personale sia anche nella normazione, un'evoluzione verso il recupero del detenuto. E non c'è nulla quanto il lavoro e lo sforzo, sempre nell'ambito della sofferenza della pena che deve essere eseguita, che possa appunto recuperare e rieducare il detenuto secondo quanto impone la nostra Costituzione. Grazie a un ministro. Depenalizzare come ministro, la depenalizzazione come svuota carcere misura, lei come la cosa ne pensa? Cosa ne pensa? Però abbiamo aspettato 2 ore una domanda sola, almeno 2 ce le potrebbero fare. Ma andiamo rispetto per la ci mettono davanti, non ci hanno lavorato.